una situazione molto molto complessa. Forse il paragone viene spesso fatto con gli anni 70, in cui anche ci fu due shock petroliferi nel 73 e nel 79, e l'inflazione crebbe molto. Quindi viene fatto un confronto fra ciò che la reazione, diciamo, delle autorità di politica economica negli anni 70 e la reazione adesso. Qualcuno dice che dobbiamo fare tesoro perché allora l'inflazione fu fatta correre e poi fu, diciamo, eradicata solo alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, ma a costo di una disoccupazione molto alta. Situazione drammatica che qualcuno dice, beh, allora per impedire che l'inflazione prenda piede, dobbiamo agire in senso recessivo già subito. E quindi si sommano, come dire, una recessione che già c'è perché il nostro potere d'acquisto diminuisce, quindi anche le imprese poi soffrono, le famiglie soffrono, le imprese. La causa, e ci vogliamo aggiungere anche politiche monetarie restrittive, fiscali, che non potranno fare più di tanto per aiutare famiglie e imprese, qui la situazione, la recessione è addirittura peggiore. La situazione da tempo era definita stagflazione, stagnazione più inflazione, quindi è difficile dire come se ne esce, però alla fine le scelte sono politiche. Le cause dell'inflazione, soprattutto in Europa, sono esterne, quindi difficoltà nelle catene del valore, quindi gli approvvigionamenti di beni intermedi già preesistente a poi la guerra, che è stata l'ulteriore causa di aumento dei primi di pandemia, interruzione di catene di valore, guerra. Quindi proveremo, diciamo, anche con qualche grafico, a districarci in questa situazione. Le risposte sono alla politica, perché risposte bacchette magiche non ci sono, tranne forse una, la pace presto.